eccoci qui amici di Movidano, entriamo all'interno della sala di registrazione e troviamo lui, Ciro Rigione, ciao, buonasera. Ciao, buonasera, buonasera, siete entrati in un momento particolare, però naturalmente questo fa parte... Il bello della diretta, bello insomma, della diretta. Tutto sì, live, sì. Cosa sta accadendo in questo momento in questi bellissimi studi? Sta accadendo che stiamo realizzando due brani inediti, diciamo nuovi, che faranno parte di una compilation che è un The Best che uscirà con la Mea Sound, quindi saranno due brani che raccoglieranno un pochettino tutto quello che è stato i miei anni artistici, diciamo così. Benissimo, quindi bolle in pentola, un bel progetto. Sì, ci auguriamo che ogni cosa che facciamo sia un progetto interessante innanzitutto per il pubblico, no? Che voglio dire, possa riaccendere quell'entusiasmo di chi magari con le mie canzoni è cresciuto e magari si ascolta un paio di canzoni che sono molto attuali, diciamo, più nuove. Bene, bene, bene. Allora, tra pochissimo ci sarà Natale. Ciro Rigione, come passerà queste feste? Diciamo, molto tradizionalista sono, e il piacere mio è quello di stare in famiglia. Però, voglio dire, visto che noi solchiamo perennemente mesi lavorativi, quando si sta in famiglia si sta sempre da fare, allora vorrei un attimo staccare la spina quest'anno e vorrei, diciamo, trascorrere con la mia famiglia un pochettino, però un po' più lontano da casa. Ecco. E che regalo vorresti sotto l'albero? Un regalo anche non materiale, Ma il regalo bello è quello che, diciamo, quello di avere tranquillità, serenità in famiglia. Questi sono i regali fondamentali e quelli più sani: stare bene con la mia famiglia, stare bene con la gente. Questo è quello che poi ti riempie il cuore, naturalmente, e ti dà poi la voglia, vedi, di lavorare, di cantare, di andare avanti, tante cose. Questo dovrebbe essere, questo disco, questo The Best dovrebbe essere un disco, un regalo per Natale, poi per i miei fan. Ecco, direi un grandissimo regalo di Natale. Ce l'auguriamo, grazie, grazie, grazie. Allora, io so anche, è risaputo, che tu sei tifosissimo del Napoli, ma... Madonna mia. Ma ci vuoi dire cosa ne pensi di questo sorteggio con Real Madrid? Felicissimo proprio, perché tengo molta fiducia nella mia squadra. Dico c'è mia, perché che... è proprio una parte mia, ma il Napoli mi appartiene come nessun'altra cosa, al di là della famiglia, dicevo, è un amore proprio sfegatato che ho verso il Napoli, e quindi so che noi tifosi e la squadra meritava un sorteggio, ecco, del genere. C'è chi dice che è stata una fortuna e chi invece pensa il contrario, che è una sfortuna. Tu cosa ne pensi? Ma io penso che è stata una fortuna. Quello che penso che sia stata una sfortuna è che quello che non è sicuro di se stesso neanche, capito? Quando è la vita. Perché poi, al di là di tutto, voglio dire, noi siamo, rispetto alla Real Madrid, siamo una neo, pure che abbiamo i nostri 90 anni, però naturalmente non abbiamo tutto quello che ha avuto il Real Madrid negli ultimi 20 anni, 30 anni, diciamo così. Quindi se noi vinciamo siamo stati fortissimi, se perdiamo abbiamo perso il Real Madrid. Infatti, è sicuramente una grandissima soddisfazione. Poi tra l'altro io sono tifosissima del Napoli, quindi sono contenta. Sarà una grande prova. Molto, molto maschilista, nel senso, se io vedo una bella donna e dico, ma non muova la caforma perché godasse quello, io ci tendo. Se quello mi dice sì, io tutto di guadagnare. Se quello mi dice no, dice voglio, ma io avevo da andare, ci ho provato. Ecco, questa è giusto, giusto. Allora, Ciro, facci tanti auguri di buone feste sia agli amici di Movida Television sia ai tuoi fan. Ai miei fan, a tutti i tifosi del Napoli, ragazzi, abbiate fede. State sempre vicino alla squadra, non salite solo sul carro dei vincitori. Un saluto a tutti coloro che amano la mia musica, un grazie a te, alla produzione di Movida Television, e quindi insomma buone feste, buon Natale, che l'anno prossimo, che diciamo sempre, che ancora, sempre, ogni anno c'è la sua storia, diciamo così. Bene.
bene, allora ti facciamo lavorare. Perché io continuo a cantare, grazie. Certo. Come hai fatto a sapere che stavo qua? Noi sappiamo sempre tutto, noi di Movida Television. Lo so io chi è. Va bene, grazie. È stato un ciao, ciao Ciro Rigione, ciao. Continua, maestro, grazie, vai. Che non mi fa dormire, pensa a te, volesse scendere, guarda un po' che m'era capitato, proprio a me, che sono sposato già, mi sono innamorato un'altra volta, che posso fare se vuole fare sti cose. Se assai più piccirelli me, tengo una voglia da stringere a me, guardo l'orge ma su sempre tre, e se mi virisce da netta colpo il caffè. Una moglie e di figli, una bella famiglia che mi dio può fare, io che facevo fuori ricevo sti cose, non se ne fa. Mi hai cagnato sta vita, ma quanta risata si sfonda con te. A caso non sto più buono, un film d'amore mi fa avere a te. Non mi si immagini, stai rindefabile. Tu sei la cosa più bella come uno poteva creare. Scende, fa presto, ti aspetto, sto sotto palazzi da magine già. Che desideri che tengo, te voglio passare. Pensa a te, si vada a fatica, pensa a te, si parla con mamma, sempre tu, rinde pensieri miei, sempre tu, pecci una malattia, una canzone che non muore mai, cantata nuova gli una. Ci affacciamo per ci salutare, rinda un vaso per t'accompagnare, e ci ammazziamo a di mano che ci amma incontrare. Io una moglie e due figli, una bella famiglia che invidio può fare. Io che facevo buffone, ricevo sti cose, non se ne fa. Tu mi hai cagnato sta vita, ma quanta risata si sfondo con te. A caso non sto più buono, un film d'amore mi fa avere a te. Non mi si immagini, stai rindefabile. Tu sei la cosa più bella come uno poteva creare. Scende, ma presto ti aspetto, sto sotto palazzi da macchina già. Che desideri che tengo, te voglio passare. Io che facevo buffone, ricevo sti cose, non se ne fa.